l'azienda ULS 20, l'associazione genitori Bimbi Down e il Lions Club Verona International, con il patrocinio del Comune di Verona e Ordine dei Medici, promuovono un ciclo di incontri per affrontare i temi dell'accompagnamento delle persone con sindrome di Down, dall'età prescolare a quella adulta. Questo è un esempio molto importante di come questa collaborazione così stretta può portare a dei risultati importanti per quanto riguarda l'inserimento progressivo nella società di persone che hanno così delle difficoltà proprio perché sono affetti da gravi malattie. La finalità è quella di accompagnare un percorso abbastanza lungo queste persone a inserirsi completamente non solo nell'attività scolastica ma anche in un'attività lavorativa, in un'attività occupazionale e quindi che queste persone possano veramente godere di quei diritti di cui tutti noi godiamo. I fruitori di questi incontri sono le famiglie. Certamente, le famiglie parteciperanno a questi incontri di formazione e informazione per un'alleanza con la GBD nel percorso riabilitativo del proprio figlio, per essere informati di cosa possono fare potenzialmente per aiutare il loro figlio a crescere in accompagnamento alla riabilitazione che avviene in centro a GBD. Le problematiche maggiori dell'apprendimento per un bambino Down quali sono? Le problematiche sono quelle di arrivare ad una capacità cognitiva sufficiente a integrarsi nella società e essere integrato a pieno titolo con gli altri. È una sfida che noi percorriamo tutti i giorni con la scuola, la famiglia e la GBD. E i bimbi Down che rapporto hanno con la scuola e i loro compagni di classe? Beh, generalmente hanno un rapporto molto buono. Certo è che con l'aumentare dell'età è importante che anche i ragazzini normodotati imparino a considerare le persone con sindrome di Down proprio come persone, semplicemente, abbandonando quell'idea un po' strana di normalità che tutti noi abbiamo e concentrandosi sulle peculiarità e accettandole per quello che sono. Il Lions Club si impegna da anni in questa tipologia di iniziative facendo anche un gioco di rovesciamento delle parti, mi riferisco al progetto Kairos, che fa fare delle esperienze ai ragazzi normodotati di disabilità.